Allora, prima di tornare da Giovanni Valentini, due cose. La prima sono le dichiarazioni di questa mattina di Silvio Berlusconi al telefono con Mattino 5, credo che sia la trasmissione, insomma c'era Maurizio Belpietro, in cui Silvio Berlusconi dice che i voti erano diversi in più già ieri sera, non soltanto tre in sostanza, perché in molti, avendo visto che l'attacco era andato male, hanno già offerto la loro collaborazione. Cosa penso del terzo polo, quello di diciamo Fini, Casini, Rutelli ed eventualmente Montezemolo? Dopo ieri, dice Berlusconi, non ha più grandi prospettive. È stata sconfitta la congiura di Fini e della sinistra, fallita la manovra di Palazzo. Quanto a Fini, il Cavaliere, dice l'agenzia, preferisce non affondare il colpo, ma sottolinea che c'è già mezza assemblea ad averle chieste le dimissioni di Fini. Comunque sarebbe una questione di dignità. E poi dice. Quando lei pensa all'allargamento della maggioranza, pensa all'UDC, risponde no, io sto pensando a singoli deputati, non soltanto dell'UDC eventualmente, che militano nei partiti di cui non condividono più la linea. Allora anche a qualcuno di Futuro Libertà, oltre a quelli tipo Moffa che già se ne sono andati, sì, non solo qualcuno, ma diversi che hanno pagato ormai il loro debito di riconoscenza a Fini e che sentono come innaturale la loro permanenza dentro un partito che ha l'opposizione, tra questi alcuni che sono già venuti da noi. Insomma, conferma questo atteggiamento, certo. Berlusconi con Fini non vuole più avere niente a che fare, con Casini, Valentini, ma... Beh, Ennio Flaiano diceva che gli italiani sono sempre pronti a correre in aiuto del vincitore, certo. Quindi non mi meraviglierei che questo accadesse. Per gli uomini, diciamo, di Fini il problema si pone secondo me in termini diversi, perché appunto, come ricordavo prima, loro sono stati eletti nel partito che poi ha vinto le elezioni ed è andato al governo, quindi certo. È un problema che riguarda gli altri. Quelli dell'UDC si sono sempre invece presentati in opposizione, erano già fuori dalla vecchia maggioranza, quindi il problema è il mercimonio. Per ricordare il termine che abbiamo usato prima, continuerebbe. Però io dico questo, questa era la più grande maggioranza nella storia della Repubblica. Aveva circa 100 voti all'incirca in più, certo. In più, oggi ce n'ha 3, quindi è meno 97, vorrei dire. È una maggioranza implosa perché non ha retto alla prova dei fatti. In questi due anni e mezzo, ha fatto poco e niente, se non contenere in qualche modo... Cosa apprezzabile al per ministro carità, Tremonti la situazione economica, anche se sappiamo che però non è intervenuta su quei nodi strutturali che riguardano per esempio il debito pubblico, cioè questo mostruoso mutuo che pende sulla testa di tutti noi, cittadini. Stamattina sui giornali c'è scritto che ognuno di noi ha e non sa di averlo, oltre ai propri debiti personali e familiari, anche un debito di 31.000 euro. Detto in un'altra maniera, si può dire che ogni neonato, esatto. Coloro che nascono oggi, sì. Oggi nella giornata di oggi, nascono con un debito di 60 milioni di vecchie lire, così all'affacciarsi alla vita. Quindi, sembra poco? No, non mi sembra poco, Presidente. Ciò detto, voglio dire, se questa maggioranza è in grado di governare, governi. Finora certo. Abbiamo visto che con quel margine di maggioranza per due anni e mezzo non è riuscita a fare granché. No, ha tirato a campare. Se adesso è in grado di fare di più e meglio, bene, ben venga. Altrimenti bisognerà, come si suol dire con una frase fatta, trarne le fatidiche conseguenze. Oh, anche Di Pietro ieri nella sua dichiarazione di voto ha tratto le conseguenze. Ha aggiunto una nuova immagine alle tante che aveva usato per dipingere il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio ha reagito così. Vediamo. Qualunque sia il risultato numerico del voto di fiducia che otterrà, qualunque sia il voto che ha comprato, un dato è certo. Lei non ha più quella maggioranza politica che le permette di governare, non ce l'ha più. Quindi le piaccia o non le piaccia, lei è arrivata al capolinea della sua esperienza politica e non le rimane che rassegnarsi al suo destino, consegnarsi cioè alla magistratura e come un Noriega qualsiasi farsi giudicare. Stia qui, Presidente del Consiglio, pavido, Presidente del Consiglio che fugge,
scappi, vada alle Bahamas, vada anche lei a nascondersi, perché questo lo aspetta, affidarsi alla magistratura o fuggire, perché questo si aspettano i cittadini che in questi anni non si sono fatti infinocchiare dalla sua propaganda fascista. Ah, infinocchiare dalla sua propaganda, vada alla Bahama, alla Bahamas, forse voleva dire alla Bananas, le solite immagini di Pietresche. Aggiungo una cosa, come dato, prima di farvi vedere un altro filmato, butto lì una considerazione su cui vorrei tutti e tre diceste la vostra. Io per settimane, negli ultimi mesi, ho visto il Popolo della Libertà, il partito del Premier, scendere velocemente nei sondaggi, anzi in qualche momento andare giù come un sasso. Nelle ultime settimane, ma parlo delle ultime due, i diversi istituti demoscopici hanno rilevato una inversione di tendenza, cioè quello che secondo me è un paradosso, mentre si avvicinava la data del 14, in cui quella accelerazione di caduta avrebbe avuto come ragionevole esito il fatto che il partito andasse a fondo direttamente, nel momento dello snodo cruciale il Popolo della Libertà è risalito nei sondaggi. Domanda che mi faccio, ma non sarà anche perché, mentre da una parte piaccia o non piaccia, c'è un duo che al momento funziona, Berlusconi-Bossi per capirci, dall'altra parte non c'è un vero leader, o meglio ce ne sono pure troppi, per cui uno quando dice opposizione non sa se parla di Casini, parla di Di Pietro, parla di Vendola, parla di Bersani, parla di Rutelli o parla di tutti questoro insieme, col risultato che però, per quanto uno non creda ai sondaggi come valore, diciamo così, fondativo della realtà, indicano però un cambiamento di umore. Ci rifletta Valentini, poi mi dice la sua, perché nel frattempo vi faccio vedere che Italo Bocchino, che è stato colui all'origine, ad esempio, della decisione di Moffa, Finiano, di votare la fiducia a Berlusconi, quindi di lasciare o di tradire, che qui adesso poi bisognerebbe vedere come definire colui che tradisce i traditori, che accusano coloro che hanno tradito di averli costretti a tradire, perché è tutto un gioco di rimpallo e di specchi, ha detto ho votato per Berlusconi perché avevo chiesto a Fini che Bocchino si dimettesse per le cose che ha fatto in questi mesi e per le dichiarazioni. Allora intanto vediamo le dichiarazioni di Bocchino ieri, questo contributo, e poi vediamo Bocchino, il quale ogni tanto ha la tendenza a ripetere le stesse espressioni. Quando noi eravamo tutti in piazza contro il comunismo, lei giustamente costruiva palazzi. Quando lei dice che noi vogliamo far tornare indietro le lancette della politica alla Prima Repubblica, abbiamo il dovere di ricordarle che mentre noi eravamo in piazza a picconare la Prima Repubblica, lei dialogava coi leader di quel ceto parlando non di politica ma di terreni da edificare, di concessioni televisive. Non può dire a noi che pensiamo al ritorno alla Prima Repubblica, perché non esiste in Italia un beneficiato dalla Prima Repubblica come Silvio Berlusconi. Quindi se c'è qualcuno che avrebbe vantaggio a tornare alla Prima Repubblica, questo può essere solo lei. Ecco, questi toni molto duri del falco, ultra falco Bocchino, il quale ieri sera a Ballarò si è incontrato amichevolmente con il ministro Bondi, berlusconiano, ministro dei beni culturali, si sarebbe detto una volta. Vediamo. L'onorevole Polidori è stata minacciata, si è rivolta all'autorità di polizia giudiziaria per essere tutelate dalle minacce che ha ricevuto. Allora bisogna essere onesti. Prima o dopo se, il no, voto. Mi lasci terminare. No, perché se, vediamo chi la, se voi ti dico chi l'ha minacciata prima del voto. Mi lasci terminare, per alleggerire. Allora, se voi ti dico chi l'ha minacciata prima del voto. Io capisco che lei sia nervoso, mi lasci parlare, no, io sono qui per parlare, guardi, non mi interessa fare polemica con lei, voglio soltanto ricordare che molti parlamentari del futuro e della libertà, perché le do del lei, onorevole Bocchino, perché io sono abituato, io no, aspetti, onorevole Bocchino, lasci parlare, lei è impertinente e maleducato, allora io do del lei a lei.
l'età di lei, perché non sono abituato a bisticciare in pubblico e poi andare a braccetto dopo quando si spengono le luci, capisce? Ma fuori da qui, quello che penso di lei, no, le do di lei, quello che penso di lei, le do di lei, del lei, qui e fuori, perché io non la stimo. No, perché io non la stimo. Ma mi hai dato io non la stimo, onorevole Bocchino. Lei non è una persona stimabile. E purtroppo questo sentimento che la circonda di mancanza di stima, purtroppo si sta diffondendo anche fra i parlamentari stessi del suo gruppo. Guarda, lei è uno degli uomini più stimati di questo paese. In America, per quello che ha fatto la Le ricordo, la stimano tutti. Le ricordo che l'onorevole Le ricordo che l'onorevole Moffa, fatto per la cultura, se lei mi lascia parlare, tutto il mondo. Se lei mi lascia parlare. No. Non è corretto che... Cosa voleva commentare Valentini vedendo le immagini di Barone? No, non è la prima volta che accade, ma il fatto che il ministro Bondi si presenti in televisione avendo alle sue spalle, diciamo, nella sua clac, la sua attuale compagna, che peraltro è parlamentare del Popolo della Libertà, e che la signora, diciamo, che è stata un po' la pietra dello scandalo, perché Bondi è stato accusato, a parte il crollo di Pompei, di cui forse bisognerebbe anche parlare un attimo, ma è stato accusato di aver favorito il figlio della signora, l'ex marito della signora, il teatro della città della signora, con un caso, diciamo, di nepotismo, chiamiamolo così, clamoroso, si presenta in televisione avendo alle spalle la sua compagna. Ma chi di noi, persona normale, comune cittadina, andrebbe in televisione con la moglie alle spalle, ecco, o con la compagna alle spalle? Nel caso specifico si tratta per di più di una parlamentare. Abate, se portasse qui tutte le sue donne non basterebbe, no, questo studio, no, le donne di Abate alle spalle, Valentini, di Abate. Questo discorso che io sottoscrivo non paga in questo paese. Perché noi pensiamo, il fatto che male paghi, di questa non condotta, vuol dire che non si debba fare. E invece molti penseranno che si tratti di un benefattore. È terribile, ma è così. Di Panatta non dico niente perché ha una moglie che sta sempre a Forte dei Marmi, lui la lascia lì, lui sta a Roma, hanno posso per... Lei mi consente una qualche ironia? No, vabbè, allora, purtroppo. A proposito di Italo Bocchino, però vi faccio vedere l'aggiornamento dei suoi tormentoni, chiamiamolo così, proprio sulla grazie alla puntata di ieri sera di Ballarò. Vediamo. Dice Gasparri, che è successo dal 29 settembre ad oggi? È successa una cosa semplicissima, che Berlusconi ha detto: questi sono i miei 5 impegni che prendo, in 5 settimane faccio 5 consigli dei ministri, 5 disegni di legge e mantengo tutti e 5 gli impegni. 29 settembre, Berlusconi, il giorno del suo 74esimo compleanno, è venuto alla Camera e ci ha detto: non vi preoccupate, è tutto a posto, risolvo tutto io, faccio 5 cose che servono immediatamente al Paese e lo faccio in 5 settimane, in 5 consigli dei ministri. È scomparso. Sono passate 7 settimane. Ha mantenuto un mezzo impegno sul federalismo perché interessava la Lega. Ha fatto un mezzo provvedimento sul federalismo approvando cose già approvate. Un mezzo impegno sulla sicurezza facendo una cosa meravigliosa. Ha fatto un DDL dove ci ha messo dentro una norma per l'espulsione dei cittadini comunitari, che tutti sanno che l'Europa ci buccerà perché non possiamo espellere i cittadini comunitari. Poi ha fatto il provvedimento sulla sicurezza, che è bellissimo, è stupendo. La prima parte del provvedimento dice che dobbiamo espellere i cittadini comunitari, cosa che ci boccerà l'Unione Europea perché non possiamo espellere i cittadini comunitari dal nostro territorio nazionale. Poi ha preso il DDL contro la prostituzione, che era in Parlamento da 2 anni, al Senato, dove è Gasparri, dove è la Finocchiaro, da 2 anni è già in Parlamento, e lo ha riproposto, quindi prendendoci in giro. La seconda parte prende il DDL antiprostituzione di 2 anni fa, che è da 2 anni in Parlamento, e lo inserisce dentro un nuovo DDL. Ma noi possiamo essere presi in giro così? No, ma puoi ascoltare? Sì. Puoi ascoltare, scusami, sì. Ascolta. Poi quando tu parli ti ho mai interrotto? No, no, pensa, vai, ascolta. Tu ascolta. Io capisco. No, non ti minaccio. Non sei in condizioni, non siete in condizioni perché voi. Perché sono memeni. No, perché siete contrattualizzati per avere la bava alla bocca. No, se non fate vedere che avete la bava alla bocca, non vi fate. Noi abbiamo fatto delle domande. Parlare, ma io ti ho interrotto. Ma che gliene frega la Ma perché dovete stare con la bava alla bocca? Non solo, non solo sul giornale la mattina, pure in televisione. Calma, fammi parlare. Ma secondo te non ti ho interrotto.
che questo non appartiene alla cultura dei moderati, questo non appartiene alla cultura di riferimento del PPE, questo non appartiene al centrodestra europeo ed occidentale, appartiene al centrodestra sudamericano, con la bava alla bocca, è quello che noi vogliamo. Chi parla o il partito che rappresento insieme al ministro Rotondi sarebbe addirittura l'espressione di una destra sudamericana con la bava alla bocca. Si comincia a capire la causa della crisi. Questo non lo so, volevo dire a Bondi di non appropriarsi del copyright di bava alla bocca, che è di bocchino, come si capisce. Posso, scusate per interrompere questa puntata monotematica giustamente sulla politica, dirvi che a parte i trasformismi che hanno visto protagonisti coloro di cui abbiamo parlato fino a questo momento ieri nell'Aula del Parlamento, oggi su Repubblica, nell'apertura delle pagine di spettacoli, perché caro Valentini, noi uniamo l'alto e il basso, ma siamo per la contaminazione. Bisogna capire qual è l'alto e qual è il basso. Esatto. Venga Vincenzo, si appalesi con discrezione alle mie spalle. C'è la pagina d'apertura alla grande cantante Cher. Che c'era. Dice Cher, no, c'era. C'è ancora. Chi se ne frega dei ritocchi mi tiene in forma l'ironia. Lei lo può dire, chi se ne frega dei ritocchi, perché notoriamente lei non si è minimamente ritoccata. Agevoliamo questo contributo che ci rimanda a delle immagini diverse della cantante, della signora in oggetto. Grazie. Come si cambia? È così, il bello delle donne, però. Il bello delle donne non è dica delle quello, cose che la capacità, ci irritino le femministe. No, capacità, no, io sono un grande estimatore delle donne, come lei ha ricordato prima. Ho ripetuto, ho bissato una citazione di Lorella Zanardo proprio sul corpo delle donne, e quindi lo dico in senso positivo. Le donne hanno una straordinaria capacità di trasformazione, no? Anche se non ricorrono necessariamente ai ferri del chirurgo, si trasformano, cambiano pettinatura, cambiano abbigliamento, cambiano trucco, diciamo così. Il problema è quando si trasformano gli uomini. Allora, siccome io sono sinceramente ammirato di questa formula, perché penso, nel mio piccolo, da osservatore della comunicazione, che il giornalismo televisivo dovrebbe essere prevalentemente giornalismo per immagini. Spesso invece è la radio trasferita in televisione. Corretto. Vedo invece con piacere che io non sono, devo dire onestamente, ma lo diventerò, un spettatore abituale di questa trasmissione, perché a quest'ora in genere sto in giro, sto lavorando, certo, eccetera eccetera. Però suggerirei di fare prossimamente, se lei mi permette, non so dove lei stia andando male, un montaggio di questo genere sugli uomini. Beh, e in particolare lascia i nostri telespettatori indovinare presidente del consiglio, ecco, lei c'ha il chiodo fisso però, No, ma perché nel caso specifico si tratta di un uomo che, a differenza di un'attrice, diciamo, dovrebbe privilegiare la sostanza rispetto all'apparenza. Se uno vede Berlusconi oggi e lo confronta... Dico agli autori del programma, fate un montaggio a Giulia Soi, che è qui, a Gianluca Santoro, Pennacchioli, Schininano, non so dove siano, ma prendete un suggerimento. Prendiamo le immagini dal famoso discorso 94, sull'Italia, il paese che amo, e da lì tutto, la eccetera, videocassetta. E facciamo una cosa di questo genere prima della fine dell'anno, se ce la facciamo. Cioè, c'era ragione a farlo. Berlusconi forse un po' di meno. Poi, se sente il bisogno di farlo, sono fatti i suoi. Io personalmente l'ho difeso anche quando si mise la bandana.
Ah già, la famosa bandana, certo. Per cui Tony Blair disse alla moglie: se ci fotografano mettiti in mezzo fra me e Silvio, perché non voglio finire nelle foto. Pure Blair un bel tradito, però questo Blair... l'ha detto lei, eh? Io no, non me lo ricordavo neppure. No, io invece lo ricordo con una buona memoria, però aggiungo che poi quando Tony Blair è andato ospite da Fabio Fazio non più di pochi mesi fa, quindi dopo che erano uscite queste indiscrezioni su lui che dice alla moglie mettiti in mezzo fra me e Silvio perché non voglio finire fotografato accanto a Berlusconi con la bandana, ha detto a Fazio: ma voi guardate, avete una considerazione più bassa di quello che invece bisognerebbe avere nei confronti di Berlusconi, tra l'altro non vi dovreste occupare della sua vita privata, dei suoi gossip, ma giudicarlo in base alla sua azione politica. Una tiratina d'orecchie che ha sorpreso, e venendo da uno come Tony Blair che con Romano Prodi e Bill Clinton faceva parte, se lo ricorda, dell'Ulivo Mondiale a un certo punto. Poi l'Ulivo Mondiale è finito malissimo perché ha rivinto Berlusconi. Devo fare pausa pubblicitaria, ho capito, poi torniamo con Valentini. A gracias.